Eccoci qui, o meglio rieccoci qui cari amici rossoneri, ben ritrovati dopo l'apertura di questa mattina con i segnali importanti che arrivano sul fronte Mandzukic-Milan. Ne abbiamo parlato al termine di questo video, se vi va potete andare a rivedere quello se non l'avete ancora fatto, vi aggiorneremo anche in tempo reale. Abbiamo anche un inviato a casa Milan che ci farà un video con la raffica di mercato in una giornata molto molto importante. Siamo finalmente alla prima operazione, adesso ne parlo, prima vi ricordo di lasciare like perché finalmente il mercato del Milan decolla e se non l'avete ancora fatto, siamo quasi 40.000, iscrivetevi qui sulla bandierina rossonera, è gratis, non costa nulla e entrate a far parte della nostra community sempre più numerosa e rumorosa anche. Dicevamo che oltre all'operazione Mandzukic, le novità sul difensore, c'è la prima ufficialità, anche se non è ancora ufficiale, tra poco ci saranno le visite mediche prima dell'ufficialità, però il Milan ha trovato l'accordo per il primo rinforzo in quella che non è una campagna di riparazione ma di rafforzamento e di integrazione. Si tratta di Meite, operazione fatta con il Torino sulla base di un prestito oneroso di 1 milione di euro, quindi il Milan paga pochissimo per questi 6 mesi, dopodiché avrà il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Lo utilizza, tocca con mano, capisce il giocatore in campo e anche fuori, poi vi spiego perché, e valuterà in estate se riscattarlo oppure no. Ho visto nei commenti che non tutti siete favorevoli, o meglio non eravate favorevoli nei giorni scorsi quando ne parlavamo. Qui su Milanello per la prima volta abbiamo parlato di Meite il 31 dicembre, proprio in una diretta live con gli altri di Milanello. Prima le caratteristiche, poi vi spiego perché è un acquisto utile e secondo me azzeccato. È un francese di origini però ivoriane, 17 marzo 94 la data di nascita, quindi tra un paio di mesi farà 27 anni, è nel pieno dell'attività agonistica, 1,87 per 80 kg, altezza centimetri, fisicità, peso, qualità che nel nostro reparto in mezzo servivano, e si profila come un giocatore polivalente che può fare un po' tutti i ruoli a centrocampo, può fare il vertice basso in un centrocampo a 3, può fare anche la mezzala in un centrocampo a 2, chiaramente è uno dei due. È un po' il vice che sì nelle idee del Milan, buona tecnica di base, nei giorni scorsi vi dicevo che ha delle doti balistiche interessanti, non intendevo il tiro perché non segna molto, ma il lancio, le ripartenze, ha una buona geometria di base. Soprattutto un'ottima fisicità, bravo in fase di interdizione, anche un buon dribbling, è un centrocampista di fatto completo, che nasce nelle giovanili dell'Auxerre, cresce, poi fa un percorso che lo fa arrivare anche al Monaco, dove gioca poche volte, un po' sfortunato, ma lì conosce Moncada, che lo ha voluto fortemente adesso al Milan, e quindi è uno dei suoi pupilli. Poi il Bordeaux, prima del Torino, dove fa 3 anni, i primi due molto bene, lui parte davvero molto bene, impressiona per le doti atletiche, tecniche, in mezzo al campo col Toro, quest'anno ha dei problemi che ora vi spiego. In totale però con il Torino fa 83 presenze e 3 gol, non vede molto la porta, ma vi dicevo ha caratteristiche diverse, su quello magari ci si può lavorare, anche se a 27 anni, se non ce l'hai nelle tue doti si fa un po' fatica. Però porta chilogrammi peso a centrocampo che per noi, a parte che sì, era un po' leggero tra Tonali e Bennacer e Krunic, che lì fa fatica in un centrocampo a 2. Gli anni scorsi era sempre titolare, quest'anno con il Torino no, e ora vi spiego perché. Prima però i dati con la nazionale francese, è arrivato fino all'Under 20, poi si è fermato lì, Under 20, 2 presenze e 1 gol. Lui ha avuto, ci dicono da Torino, problemi a livello ambientale, qualche comportamento extracampo forse non idilliaco, ha rotto con Giampaolo e quindi è finito ai margini, non più convocato perché era in odore di trasferirsi appunto al Milan, lo sappiamo. Secondo me è un acquisto molto azzeccato perché non si spende troppo, 1 milione di euro, puoi capire se ti serve oppure no e se ti fa bene lo riscatti a una cifra abbordabile, 8 milioni di euro, altrimenti lo rimandi, ma è utilissimo perché permette di eliminare la parola emergenza, cancellarla a centrocampo. Non faremo più giocare a centrocampo Calabria, lo lasceremo nella sua posizione naturale e siamo tutti più tranquilli perché fortunatamente abbiamo una risorsa in più che prima non avevamo. L'obiettivo è di portarlo subito evidentemente con il Cagliari, dove rientrerà Bennacer però credo dalla panchina, e quindi abbiamo un elemento in più in mezzo al campo dove avevamo obiettivamente difficoltà anche a livello numerico.
arriva come quarto è molto 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 meglio in un centrocampo a due rispetto a Krunic, quindi c'è un upgrade notevole, conosce il campionato italiano, quindi non avrà bisogno di ambientarsi, di adattarsi e secondo me ha voglia di rifarsi e di rinascere. Al Milan, in questo Milan, secondo me, ci sono tutti i presupposti perché si possa ricostruire, non è bella la parola ricostruire, si possa rilanciare un giocatore che ultimamente ha avuto qualche difficoltà. È un'operazione, ripeto, che ci sta tutta in una situazione economica difficile per tutti. Altri club non faranno operazioni, il Milan le fa, per il centrocampo decide di non spendere, ma dove non spendi non è detto che poi non hai qualcosa che poi ti fa rendere. Ricordiamo che era arrivato per pochissimo, ha reso tantissimo, quindi non sempre se spendi tanto ottieni tanto. In questo caso, secondo me, è un'operazione intelligente di un giocatore che, cambiando contesto, può tornare a fare bene. Ripeto, il primo approccio in Serie A è molto molto buono e quindi solitamente c'è il processo inverso, fai fatica all'inizio, ti devi adattare e poi cresci. Lui ha fatto il percorso inverso per motivi extracampo, ma è evidente che al Milan lui non potrà fare male, non potrà comportarsi male, non potrà avere distrazioni, non entrerà in collisione con nessuno e questo è evidente, e quindi il fatto che non abbia giocato nel Torino, abbia giocato 14 volte quest'anno con una rete e due assist, se non sbaglio, non deve far storcere il naso a nessuno. Questo è il mio pensiero, ovviamente. Con lui mi sento molto più tranquillo, non c'è più la situazione di emergenza e andiamo con un collettivo, secondo me, più completo. E non escludo, ripeto, che possa ritagliarsi spazi importanti e essere confermato la prossima estate e diventare un giocatore importante per il Milan, dove importante non vuol dire per forza fare il titolare, ma se serve c'è lui e non c'è Calabria, che è un bravissimo ragazzo, però a centrocampo ha fatto bene, ma non è il suo ruolo e oltretutto l'abbiamo spostato rispetto alla sua posizione naturale. Quindi Meite è cosa fatta per il Milan, prima operazione di questa campagna acquisti di rafforzamento, di integrazione, ma sono ore caldissime, come vi dicevo, anche per Mario Mandzukic e arriva la decisione su Simacan. Simacan sì, Simacan no, si va eventualmente su delle alternative. Vi invito dunque a restare qui sintonizzati, scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate di Meite. Io do il pollice in su, do il like qui sotto indipendentemente datelo, mi raccomando, ci tengo. E ci vediamo anche più tardi per gli altri aggiornamenti, anche con un video direttamente da casa Milan del nostro inviato. Lasciate like e iscrivetevi qui se non avete ancora fatto sulla bandierina rossonera. Arriviamo a 40.000 iscritti entro fine del mese e stiamo avvicinando l'altro YouTube dedicato alla Juventus, alla community della Juventus. Siamo partiti molto indietro, siamo lì pronti a scavalcarli e quindi iscrivetevi ragazzi, a maggior ragione attivate anche la campanella. Vi mando un abbraccio, benvenuto a Meite, visite mediche, ma è cosa fatta e dunque prima operazione. Ciao a tutti!